142 BCC in Italia, 4 milioni di clienti, un patrimonio netto di 11 miliardi e mezzo di euro e un attivo di 148 miliardi. Sono questi i numeri che caratterizzano il gruppo bancario cooperativo Icrea, al quale potrebbe aderire anche la BCC di Fano. A deciderlo saranno i soci, che si riuniranno in assemblea straordinaria sabato pomeriggio al Teatro della Fortuna. Sarà una tappa fondamentale nel percorso di cambiamento previsto dalla riforma, che andrà a modificare lo statuto sociale della banca. La scelta che stiamo facendo è una scelta per crescere ancora di più, per avere un sostegno anche da parte della capogruppo, e ovviamente su questo c'è poi anche l'aspetto di dover anche prenderci qualche, diciamo, impegno in più col patto di coesione, pensando sempre che il credito cooperativo va difeso anche nel suo complesso, quindi non è che soltanto la nostra banca, ma c'è una realtà nazionale che è diffusa in tutte le regioni italiane, quindi sicuramente immaginare una realtà che cresce a livello nazionale è un qualcosa di, diciamo, di innovativo e veramente una cosa importante. La nostra banca, ha proseguito il direttore generale Falcioni, entrerà a testa alta in questo gruppo con risultati positivi, ottimi indicatori finanziari, patrimoniali e di liquidità, e al tempo stesso manterrà la propria autonomia, efficienza ed efficacia. Quindi la banca ambisce un ruolo di protagonista, oltre che su questo territorio, che è chiaramente il nostro compito principale, è anche all'interno di questo gruppo, portando le proprie professionalità e valorizzando quelle che sono le specificità del nostro territorio, facendo leva non solo sul patrimonio di numero, ma sul patrimonio di persone e di relazione. E qui la banca si differenzia nella differenza, è un gioco di parole, ma questo è importante, cioè 8.000 soci, 35.000 clienti, sono tanti, 145 collaboratori professionalmente preparati, che hanno uno spirito positivo di squadra, che mettono a servizio del territorio, ma anche del gruppo, le loro competenze, facendolo con uno stile unico e uno stile importante che cerchiamo insieme al territorio di preservare. L'assemblea, che inizierà alle ore 17, sarà seguita da un momento musicale che vedrà protagonisti l'Orchestra Sinfonica Rossini e il Coro Gospel Slave Song. Sarà una prima assoluta per questo nuovo connubio artistico. Al termine del concerto, poi, oltre 800 tra soci e accompagnatori ceneranno insieme nei ristoranti del centro storico, riservati esclusivamente agli ospiti della banca. Circa 15 gli esercenti che hanno aderito all'iniziativa, che farà vivere una serata speciale a tutti i soci BCC. Quindi noi abbiamo come credito cooperativo.